Bene, chi se ne è accorto? Nessuno. Uno. Secondo me ha visto che prendeva bene far notare che qualcuno se ne era accorto. E punto numero due, ho scritto che le specifiche di fase 2 sono le stesse di Amicaia 11, Amicaia e basta, fatto salvo che dovete usare le funzioni con le signature di Amicaia 11 quando le usate. Terzo, ho cambiato il file delle regole d'esame come mi era stato chiesto, togliendo la necessità di aver consegnato il progetto per fare la prova pratica. Però mi riservo di reintrodurre se diventa una baraonda l'esame di prova pratica, cioè venite solo se avete studiato e se sapete fare quelle cose, perché tentare di dare 3.000 volte la prova pratica finché non si passa non è il procedimento corretto, ok? Quindi è una prova, vediamo se funziona. Avete domande voi? Sì? Una domanda. Una domanda è quello che ci diceva, secondo me, sulla dell'accorpamento di informatica con ingegneria. Cioè, dei dipartimenti. C'è una proposta approvata dai due dipartimenti in questo senso. C'è il rischio che ci mandano in via Saragozza l'anno prossimo? Ci può essere il rischio di andare in Saragozza, come pure ci può essere il rischio di, in teoria, anche di finire a Lazzaretto, a Navile, a questo in teoria. È stato per questo proprio che una mia mozione è stata inserita nel documento, cioè il documento diceva un dipartimento per funzionare deve avere una sede, non è che uno può dire facciamo un dipartimento giusto perché così risparmiamo un segretario amministrativo, poi non è vero, perché non è che il DAIS venga DAIS, Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica, nella proposta. Mi raccomando, sto parlando di proposte, nessuno l'ha ancora approvata degli organi accademici. Comunque nella proposta non è che il DAIS si accorpa con l'informatica. 38 persone di informatica, tutti, e 37 del DAIS, una parte, cioè solo gli informatici, non gli elettronici, telecomunicazionisti, quell'altro gruppo, si uniscono e dovrebbero fare un dipartimento che noi volevamo chiamare di informatica to cure, qualcuno ha proposto di cubo, dipartimento informatica e ingegneria informatica, altro dipartimento scienze e tecnologie, scienze e ingegneria informatica, voglio la parola ingegneria, va bene. E questa sede, la mia mozione, aggiunge al documento, dovrà essere deciso di comune accordo con una commissione del dipartimento stesso, cioè non è che gli organi accademici dicono ah, si è liberato un buchetto a Rimini. No, perché questo non ci consentirebbe di lavorare. Vi dico il nostro sogno, però occorre che ci sia un domino che si incastri perfettamente. Il nostro sogno è già stato deciso, deliberato dagli organi accademici, che tutte le chimiche, chimica industriale, si accorpino, non mi ricordo dove, direi Navire, ma non potrei sbagliarmi, per cui ci sarebbe il Chang'an libero. Però è un questo è il nostro sogno, occorre che si mettano, è un domino, basta solo che una pelina non sia nel posto giusto, nel momento giusto. Comunque se non è Chamichan, è una sede del genere, noi, ma anche i nostri colleghi dell'ingegneria informatica, preferirebbero qua in zona. Poi ovviamente noi non siamo un'università, ne siamo una parte, se vogliamo dirla così, quindi dobbiamo
agire in senso buono politicamente per convincere gli organi accademici, accordarci, ci saranno richieste, offerte per trovare una soluzione. Però non è escluso che alla fine la risposta sia Saragozza o Risorgimento. Ok? Altre domande? Allora, stavamo parlando di Mondo Fiorito. Sì, questa, 7, 8, non lo so. Allora, il sottosistema POSIX serve per far funzionare soggetti, devono essere compilati di soggetti che usano la che usano l'assistant call di POSIX. Ok, alcune funzionalità mi risultano inaccessibili. Guarda qua. OS2 ormai è stato tolto. Vi ricordate nella storia che vi ho detto che c'era una collaborazione per fare un sistema operativo chiamato OS2? E una collaborazione IBM e Microsoft, poi hanno litigato e ci sono state varie questioni. Ma Microsoft voleva tirarsi dietro i clienti che usavano OS2 e quindi ha messo un sottosistema di compatibilità OS2, l'ha messo in tempo sufficientemente lungo per fare in modo che i clienti fossero assuefatti al nuovo sistema, poi l'ha tolto. Applicazione serale. Cioè, per l'autenticazione c'è una sorta di capability, vi è dato un access token che viene dato, viene fornito per tutti gli accessi, le richieste di accesso agli oggetti, è una sorta di capability, ma non di autorizzazione, ma di autenticazione. LTFS, ecco, LTFS per l'epoca è stato un file system con delle novità. Nomi fino a 255 caratteri, sarebbe case sensitive, ma siccome doveva conservare la compatibilità con FAT, molte applicazioni considerano i nomi senza case sensitive, anche se usate. Quindi vi rimane la scrittura con le maiuscole e minuscole, ma molte applicazioni identificano i file con diverse combinazioni di maiuscole e minuscole come lo stesso file. Quello sulle lunghezze. Ecco, una novità è utilizzare Unicode per i nomi. Ciò significa che i nomi dei file possono contenere caratteri di alfabeti non latini. Un formato standard per quanto è lungo il carattere? Batti? Vai. 4 byte, no, no, sì, 2 byte, 16 bit, se il primo byte è 0 coincide con l'ASCII, poi anche tutti gli altri sono, ce ne stanno tanti, alcuni non devono essere completi, cioè ad esempio in giapponese c'è katakana e kanji,
quello fonetto cammina simbolo, c'è tutto l'altro, che praticamente è diagramma diverso ogni parola. Considerate che 2 byte, 16 bit, vuol dire che per tenere tutti i simboli che vogliamo abbiamo 65.536 combinazioni, non abbiamo tanto su 16 bit, quindi se il giapponese sarebbe a prendere già 5.000, il cinese 5.000, il coreano, siamo già alla tutta. Comunque, i file raggiungono 64 byte, vedete le API 32 non supportano, non è che i sensitive, quindi anche l'interfaccia di programmazione. Ecco, è un file system pesante, complesso, ed è questa la critica maggiore che viene fatta a questo file system. Ha tante caratteristiche positive, ma questo mi ha fatto un sistema, un file system che ha avuto una storia travagliata anche per la sua complessità. Il concetto chiave è che tutti i file sono composti da attributi. Un file, Unix ha scelto proprio ha fatto la scelta diametralmente opposta. I file sono sequenze di byte. Riconosciamo solo 2 tipi di file particolari, che sono le directory, perché ci saranno per i file system, e riconosciamo i file eseguibili. Tutti il resto dei file sono file. Invece qui no, qui l'idea è un file composto da un insieme di attributi, e è possibile definire che cosa questi attributi rappresentino. La linearità della sequenza di byte ha spostato un livello più basso dentro gli attributi. Ogni attributo ha un nome. Anche il nome stesso dei file e le caratteristiche del file, quello che in Unix metteremo nell'inode, qui è un attributo del file stesso. Quindi intanto notate, è diversa la cosa. Il nome è un attributo del file. Quindi il nome stesso fa parte del file, mentre invece in Unix il nome non fa parte del file, fa parte della directory. Quindi per esempio NTFS non può supportare hard link, symbolic link sì, hard link no, perché non potete avere un file con due nomi diversi, visto che il nome è un attributo del file. L'attributo senza nome contiene i dati. Quindi possono essere più attributi dati volendo. Gli attributi vengono letti in modo indipendente. Comunque l'idea è quella di praticamente il file è un contenitore di attributi, null'altro. E quindi il file system si preoccupa di memorizzare efficientemente gli attributi. Poi alcuni di questi attributi hanno un nome predefinito che dà loro una semantica particolare, quindi l'attributo nome è il nome del file. Macintosh aveva l'idea di avere dati e risorse, cioè due strutture. Questa è una generalizzazione, un file ha quattro strutture vogliono. Dati e informazioni sul file vengono gestiti in un unico modo, quindi non c'è separazione come in Unix. Questi sono i dati del file, stanno di qua, queste sono le informazioni sui file, stanno di là, cioè gli uni nelle aree dati, gli altri nelle aree note. Un file ha tanti attributi e vengono gestiti tutti nello stesso modo. Scusi. Quindi con un'operazione di write sul file si potrebbe andare a sovrascrivere questi attributi oppure no? No, perché quando fa la write sul file, a parte che write è un concetto del system call Unix. Certo.
lei avrà la scrittura dell'attributo a basso livello, e quindi scrive e legge linearmente l'attributo, cioè praticamente a basso livello del system call i poteri che non li ho mai viste da quello che si legge sulle descrizioni aprono il singolo attributo. Okay. Quindi dopo seek o write equivalenti per il mondo NTFS lavorano sull'attributo. L'ho visto NTFS nelle implementazioni, perché ormai nonostante non fossero pubblicati dettagli di basso livello, ormai le implementazioni di NTFS ne esistono tante libere, e quindi non so come siano la system call che usa Win32 per chiamare kernel di NT o Windows qualcosa, ma come sono fatti dentro li ho visti perché li abbiamo reimplementati. Allora, quindi l'idea è, date informazioni sono fatte ecco, qui ci sono le API, quindi non siamo a livello di system call, siamo a livello di Win32. Create file, delete file, close handle, read file, vabbè. Più innumerevoli altre. L'equivalente del... prendetelo con le pinze, Unix è quello scritto a fianco. L'entità fondamentale per NTFS è il concetto di volume. Volume, nei casi più semplici, corrisponde alla partizione di un disco. O un disco potrebbe avere un'unica partizione. Ma non è detto, un volume può essere anche sparso su più dischi. Per i cluster le unità di allocazione sono fatte in quel modo, vanno da un settore per quelli piccoli al massimo 4k. Quindi NTFS risolve il problema di clustering che aveva FAT. C'è stato un periodo in cui FAT era, quando ancora c'era FAT 16 e i dischi cominciavano ad ampliarsi di dimensione, in cui si buttava via un sacco di spazio perché, siccome non riusciva a indirizzare tante aree libere, anche solo Hello World buttava via 32k, 64k, perché riusciva ad allocare solo unità di quella dimensione. Invece NTFS al massimo ha la frammentazione interna, ormai sapete ormai che cos'è, di 4k. Ogni cluster ha un logical cluster number all'interno del volume. Questi sono file, il master file tables è la struttura che gestisce il volume in quanto tale. Praticamente è l'equivalente logico del superblocco in ambiente Unix. Cosa contiene? Un header di record, una sequenza di coppie attributo valore e ogni record scrive un file in directory. In un certo senso la master file table è il banco della matassa, ma anche sulla solita struttura di attributi, quindi ha queste coppie. È l'unica, ma uno dice io posso avere posso avere un volume molto complesso, quindi non mi stanno tutti i dati di campo. C'è sempre la solita struttura. Anche i file, vedremo, sono fatti così, cioè la parte residente
dove si tengono a mente gli attributi più importanti, e estensione, dove stanno gli altri attributi. Tutti i file avranno, saranno caratterizzati dal, praticamente dal primo cluster. Il primo cluster è il file, che ha attributi, per cui c'è il nome, priorità. Se magari, o meglio, dal primo elemento qua, se il file è Hello World e non ha attributi strani o cose strane, a quel punto tutto il contenuto del file sta nel suo descrittore e non ha neanche bisogno di prendere il cluster dati. Ok? Quindi parte da qua, e questo è questo elemento che rappresenta il file, non è altro che il punto d'ingresso al resto del file. Quindi se l'attributo è piccolo viene mantenuto all'interno delle regole, viene detto lo state. Se l'attributo è grande viene mantenuto. Quindi l'attributo dati di un file normalmente non resistente e viene memorizzato in una più estensione. Quindi vedete, proprio il concetto di punto di partenza, e il resto sono solo estensioni di questo punto di partenza. Se un file particolarmente grande o particolarmente frammentato, viene creato il blocco indiretto, ma viene creato dicendo questo è l'attributo blocco indiretto, non c'è con me e la note n blocco indiretto. No, lì c'è l'attributo che si chiama blocco indiretto, andando a vedere questa struttura che rappresenta il file, c'è anche un blocco indiretto, quindi questo lo deve interpretare come blocco indiretto, e da lì arriva i dati. Ah, da notare che non c'è il concetto come in X2, X3 di puntatore a blocco dati, ma il puntatore è sempre dato a una cosa chiamata extent, cioè a un run contiguo di blocchi dati, in modo da mantenere la località. Questa cosa è stata ereditata da X4. X4 adesso gestisce gli extent. Quindi potete avere dei run, delle aree contigue. No, sì. Non credo di averla capita questa cosa, puoi spiegare? Certamente. Allora, vi ricordate, abbiamo fatto anche l'esercizio, abbiamo fatto anche c'era anche nel parziale. La struttura tipica del file system Unix ha un inode dove ci sono puntatore e blocchi dati in maniera indiretta, due volte indiretta, tre volte indiretta. Questo fa in modo che i dati possano essere sparsi per il disco. E anche se riusciamo a trovare una sequenza di blocchi dati contigua, noi andiamo a indirizzare il primo, poi il secondo, poniamo che sia un file di 4 blocchi, quindi sono tutti nei blocchi diretti. Noi abbiamo 4 numeri successivi di 4 elementi del vettore. Invece, per velocità di accesso, per non dover stare a chiedersi dov'è il prossimo, sarebbe molto più comodo, se è possibile, se c'è una zona di disco contigua, libera, e uno ha bisogno di 100k, invece di dire questo è il puntatore al primo blocco, secondo blocco, terzo blocco per arrivare a 100 o 200, dipende da quanto grande il blocco, dire ma guarda, il file qui è fatto da una sequenza di 100 blocchi a partire da questo. Questo è solo l'extent. Ok? E facendo così si riesce anche a avere minori limitazioni nell'ampiezza dei file. Al limite, se un file è in un extent solo, può essere grande come il volume.
possono essere limitazioni sulla sul campo di dimensione. Comunque, NTFS lavora sempre in questo modo. X4 okay, lavora quando viene, o meglio, quando può. Prego. Ma questo non va a creare anche la delimitazione sul fatto che appunto si può creare nuove utilizzate perché non c'è la parte dei file per farlo qui. Può creare frammentazione, infatti è stato il commento e so prova con delle statistiche che lui ha usato il file system in maniera pesante per anni e non ha avuto problemi. Ultimamente ci sono critiche, comunque mentre qui è standard, là è una funzionalità che uno può attivare e disattivare. Ci sono delle critiche e hanno fatto vedere che può diventare la cosa può avere effetti collaterali se uno continua a lavorare con dei dischi quasi pieni, perché se il disco è quasi pieno l'allocazione fa fatica e sparge i dati e peggiora la situazione con lo stand. Se uno hanno pubblicato anche un numero magico fatto con statistica, ma non me lo ricordo sinceramente, cercatelo. Comunque, se uno tiene una certa percentuale, diciamo, non sono certo, il 15%, 10% del disco disponibile, gli effetti sono veramente limitati. Però è stata la critica fondamentale fatta al sistema del però aumenta di molto le prestazioni, per esempio nella riproduzione, copia di dati multimediali, che sono grandi sequenze, grandi file pensati per essere tenuti in modo sequenziale. Ok, prego. Sì. Lo fa praticamente cioè, sempre oppure non so, per alcuni file magari lui lo fa in altri. Lo fa in questo modo, qua, se lo fate lavorare come vorrebbe lavorare. Lui ricarica la struttura del file, usa dei grandi buffer, per cui se vede che si vede in maniera sequenziale continua a fare le false scritture tenendo delle parte e quando va a scaricare questa cache vede che c'è una sequenza lineare, allora dice non vanno su un blocco, dammi un esempio. Invece se andate a scrivere in modalità random allora vi prende il singolo blocco. Questo è anche un altro commento X4, il commento che proprio per questo motivo se X4 termina in maniera anomala si possono perdere quantità grossissime di informazioni, perché pensano di averla scritta ma in realtà sta aspettando di poter vedere quanto è grosso lo stringo da allocare, uno sbalzo di corrente, magari una perdita di tensione. Diciamo nel caso dell'alimentazione, noi abbiamo il servizio di pulizia che offre in questo senso, e salta tutto. Però ci abbiamo il log, possiamo mettere il log. Ci abbiamo il log, infatti hanno limitato gli effetti tramite un uso sensato dei log, ma lo stesso è peggio dell'extract da questo punto di vista. Comunque, volete X3, non è che buttano via X3, cioè X3 è X4, uno lo usa per... occorre sapere pro e contro degli strumenti che uno ha sotto mano e poi di caso in caso con parsimonia, con sì, pensando, cioè uno applica la soluzione. Ecco, il primo
per file speciali della master file table a man mano che cominciano corner color. MFT ed MFT mirror, anche qui come super blocco. La master file table è il punto critico del sistema e quindi c'è un mirror della master file table. Poi c'è il log, anche NTFS usa log. Volume, il nome del volume e il limite di spegnimento corretto, quindi se il non è stato chiuso correttamente, NTFS accende il bit per andare a tentare di rimettere a fuoco, o meglio, non lo spegne. L'idea è che anche in Unix è la stessa cosa. Se accende un bit, si crea un bit dicendo guarda che in questo momento il file system è utilizzato, se per qualche motivo non si fanno bene le operazioni di chiusura, quando si va a rileggere quel bit è rimasto acceso. Il fatto che ci fossero difficoltà a gestire la complessità di NTFS si vede anche che fino a Windows 2000, non so XP, se nonostante fosse lei un file system con il log file come X3, se si provava a spegnere male il sistema, alla partenza faceva l'intero file system check. Non è che come X3 dice guarda, ho trovato due file orfani, li ho buttati via, ti ho rimesso a posto tutto, vale. Adesso avete provato a spegnere e accendere male un sistema? No. Però probabilmente avranno imparato e Windows 7, insieme ad aver protetto la memoria, avrà gestito e gestirà il log correttamente, per cui farà butti in tempi umani. Spero. Poi c'è ecco, gli attributi hanno una sorta di catalogo degli attributi ed è lì il catalogo degli attributi. Root directory è quello che voi vedete come root directory. La directory qui è un file che punta agli altri file. La bitmap dei blocchi liberi utilizzati, il file di bootstrap, o meglio il bootstrap di secondo livello. Il primo è sempre nel boot record del disco, poi questo è quello che si carica in seconda tuta. L'elenco dei cluster danneggiati, informazioni di sicurezza, va bene. Gestione delle quote, più altri quattro che non sono ancora utilizzati, non so, questo era riferito a XP, non so se ne hanno messo. Ogni file ha un nome individuato da 48 bit di file number e 16 bit di incarnazione, cioè ogni file ha un numero, però per evitare che servirà più o meno come indice nella master file table. Però per evitare che riciclando il file uno possa accedere al file che ha preso il posto di quello che volevamo al quale volevamo accedere, perché quello a cui volevamo accedere è stato cancellato, è stato creato uno nuovo, si usa, e questa è una tecnica tipica, l'incarnation number. Cioè tutte le volte che viene riciclato l'elemento viene aumentato di uno l'incarnation number, quindi io voglio la reincarnazione trentesima del file 42, lui va a vedere nella tabella l'elemento 42, se trova che quello è l'incarnazione trentesima è quello di cui stiamo parlando, se invece dice scritto che incarnazione trentunesima dice il file non esiste, perché in realtà nell'elemento 42 c'è un file ma non è quello che stavate cercando. Questo è l'extent. Ogni sequenza è composta da uno più grandi classi fisicamente contigui.
mi viene un dubbio proprio dal punto di vista lessicale. Io ho parlato di extent, temo che extent sia solo il nome che diamo in un ambiente X4 mondo Unix. Questi li chiamano run, non extent. Però l'idea è la stessa. Directory, anche le directory sono solo piccole dimensioni, sono sequenze lineari, se no uso dei bitrate. Built-in struttura di compressione, quindi il file system è stato molto duro di script della compressione, e ha supporto di write. Queste cose sono ora presenti tutte anche nel mondo dei file system in Linux, come vedremo dopo. La differenza è che mentre qui è monolitico, nel file system c'è tutto. Il file system dice come fare write, il file system dice come fare striking, perché il volume che si estende su più dischi è fare striking. Nel mondo Unix questo è fatto con servizi a livelli. Voi avete LVM, Logical Volume Manager, che è una struttura capace di prendere serie dei dischi e farli vedere come un'unica partizione virtuale che unisce più dischi. Poi voi su questa partizione virtuale fate il file system che volete, oppure avete write, ma write a livello più basso, non è che il file system, fate write e poi decidete se anche lì vi fa vedere una partizione unica, ma in realtà per esempio write 1 è dal punto di vista fisico memorizzato su due partizioni uguali, però voi dopo lo vedete dal livello logico come una sola, fate MKFS, fate file system, quindi potete fare anche write su fat, se vi va, per quanto possa apparire la commistione tra l'affidabilità e l'inaffidabilità, però se volete potete fare write su fat. Mentre invece qua è tutto un blocco unico. Questo è il tipico meccanismo di journaling. Sono transazioni, fino a quando non ha finito la transazione l'operazione non è considerata valida. Se la transazione è valida è scritto sul giornale. A quel punto si arriva con l'file system all'ultimo checkpoint valido, quindi l'ultima operazione che di certo è stata scritta già riportata su disco. Poi si comincia a srotolare il giornale e rifare le operazioni fino ad arrivare all'ultima che è stata committata sul giornale. E quindi, come vi dicevo, questo ha una proprietà fondamentale, che il file system sarà coerente. Perché? Perché non ci può essere nel file system un effetto di un'operazione di input output senza che si sia memorizzato già anche ogni effetto di un'azione logicamente precedente. Cioè, se l'azione A è logicamente antecedente all'azione B, e l'azione A prevede di fare un'operazione sul disco, sul file system. L'operazione B richiede di fare una seconda operazione sul file system. Non può mai succedere che B sia stata fatta e A no. Perché? Perché se è già nella parte del checkpoint sono state fatte entrambe. Se è stata fatta dopo, allora viene seguita una struttura lineare. Quindi
seguendo la struttura lineare arriveremo prima ad A e poi a B. Quindi se arriviamo a fare B, di certo A è stato fatto. E questo dà la garanzia di coerenza del file system. Networking. Protocolli caricati come driver. Allora, NetBIOS, NetFairy sono i primi, se vogliamo, tentativi di networking locale. L'avete mai usato NetFairy, NetBIOS? Se andate a vedere con Wireshark, con un analizzatore, i pacchetti che viaggiano su una rete di questo tipo, scoprirete che c'è una quantità di broadcast eccezionale. Cioè, ogni servizio, ogni tentativo di accesso per vedere, non usa dei servizi di catalogazione, no, sono per reti locali, allora usano broadcast. C'è qualcuno che si chiama così e aspettano. Chi è che mi dà questo servizio? È come, ovviamente, scalabilità zero, perché è come avere tante persone che parlano in una piazza. Se sono in numero limitato riescono ancora a capirsi, se per caso parlano troppo una dovrà parlare più forte, parlare più spesso per farsi sentire, ma quando il numero cresce oltre una certa quantità non si riesce più a combinare nulla. SMB è un protocollo di livello superiore rispetto agli altri due e serve per la condivisione di file system e stampanti. Ha una proprietà positiva rispetto a sistemi di file system distribuito come NFS, che è stato pensato per uso personale, mentre NFS è stato pensato per essere gestito dagli amministratori del sistema in un sistema dove l'amministratore controllava tutti i sistemi e c'era un parco utenti che non amministrava. Infatti c'è l'idea di avere i propri dati distribuiti su vari server. L'autenticazione viene fatta per accedere al server. Uno può chi ha la responsabilità amministrativa di una macchina può consentire a altri di accedere ad alcune informazioni, alcune informazioni contenute sul proprio sistema. SMB non è un protocollo proprietario, tanto che viene anche, ci sono delle implementazioni libere e viene usato in tante occasioni. Il nome dell'implementazione libera del protocollo SMB viene dall'acronimo Samba. Quando sentite parlare di Samba è un'applicazione. TCP/IP, vabbè, sappiamo che cos'è. Anche un po' in maniera riluttante, anche Microsoft ha dovuto accettarlo perché non era loro. Poi un po' Tunnel Protocol, introdotti nel tipo 4 per fare praticamente del rientro private network, potersi connettere in maniera sicura a sistemi remoti. Sicuro, mettetelo tra virgolette, perché ha avuto una storia molto travagliata di bug e di malfunzionamenti. Tanto che esiste un articolo che dal titolo più o meno
perché PPTT è intrinsecamente insicuro e uno si è divertito a dimostrare, come riporto l'articolo, che è strutturalmente sicuro, cioè non bisogna proprio riscrivere il codice per farlo diventare sicuro, perché è stato sbagliato il protocollo in quanto tale. Novell era un vecchio metodo di condivisione di file per sistemi personali e locali. VLC, mentre in IBM, Apple Talk ormai in disuso. Apple ha avuto un approccio alla rete completamente diverso. Apple aveva i suoi protocolli, quelli di Apple, perché inizialmente aveva anche una sua rete fisica che si chiamava LocalTalk, che era alternativa a Internet. Era siccome inizialmente Internet costava tanto, si utilizzava un metodo di, in realtà era CSMACA, quindi non collision detection ma collision avoidance, su un singolo doppino ritorto, e arrivava a avere una velocità di comunicazione di un megabit secondo al posto del 10 della Internet prima versione. Però riuscivano a dare un cablaggio molto semplice e a schede molto, diciamo, molto poco costose. Poi, un po' come d'altra parte, i sistemi Microsoft utilizzavano Internet, ma Internet utilizzavano solo il livello 2 e mettevano sopra nel BIOS, nel Bayway, ok? Quello che è successo in tutti e due i casi è che, vabbè, in Apple è stato abbandonato il cablaggio perché un megabit oggi non serve a niente, un megabit l'avete col telecomando per accendere la TV ormai, perché i segnali sono elaborati. E hanno abbandonato tutto il livello 3. Hanno buttato via il loro livello privato e lì hanno messo TCP/IP, lasciando che i servizi che avevano prima di condivisione file stampati, quindi Apple Talk, che si chiama ora EtherTalk, e Samba, lasciando che lavorino sopra TCP/IP. Quindi hanno tenuto solo lo strato più alto per fare le condivisioni e dare servizi. Uno dice, ma non potevano anche abbandonare quello? Ma il bello degli strati è che gli strati vi forniscono un'astrazione. Quindi se voi avete, mantenete il livello dell'astrazione sopra, tutto il software che avete continua a funzionare. Se andate a cambiare anche il livello, il dialogo verso l'alto, dovete cambiare tutti gli applicativi. Facendo così hanno mantenuto tutti gli applicativi, cambiato solo lo strato, che invece che appoggiarsi sulle loro servizi privati si appoggiasse su TCP/IP, e hanno rinnovato il loro parco software. Esistono meccanismi per le cose comunicative distribuite, NamePipe, anche qui non c'entra niente con le NamePipe che abbiamo visto nel mondo Unix, cioè, usano lo stesso nome per un altro concetto. Questo si vede molto spesso perché sono quei meccanismi che consentono di dialogare con degli oggetti remoti e hanno quella UNC, quella SIP
sintassi che si vede molto spesso, il nome del server, nome della condivisione e pazza all'interno della condivisione. Quando cliccate su tutta la rete, non so com'è adesso, ogni versione lo spostano. Ah, una cosa che ho notato l'altro giorno, che mi è capitato di guardare persino il mondo 7, è che tutte le volte spostano avevo bisogno di sapere che indirizzo piglia questa benedetta macchina. In ogni versione spostano l'indicazione come se volessero nascondere questi particolari. Tutte le volte bisogna trovare un posto diverso. E la cosa che a me dà consiglio, l'altro giorno, è che se non puoi fare qualcosa per rendere difficili le cose a chi sa come funziona dietro. Cioè, ci sono queste belle cose del tipo quattro concine con scritto accendi la rete wireless, cose del genere, a questo livello della stazione, e quello che dimmi, quello si diventa pazzo a cercarlo. Ma sta usando questo collegamento, quell'altro, ma quello si vede dalle concine che viene. Ma considera quanta memoria sta usando questo processo? Bisogna fare una caccia al tesoro per trovare questa informazione. Va bene. Windows SOC, Twin SOC, alla fine tanta gente ha detto, sentite, è tanto comodo scrivere programmi che si scrivono con i sockets, e allora qualcuno a suo buon cuore ha implementato i sockets in maniera che funzionassero anche in ambiente Windows. Adesso, Twin SOC, tanto tempo fa era proprio anche questo una corsa ostacoli, perché per usare il socket non tentavo mai al mondo, ormai bisognava andare a prendere, ricompilarli, perché sennò non si poteva usare il socket. Arrivato un super call, vabbè, lasciamo questo, non lo ricorderò mai, ma non serve, lasciamo. Dominio, NT nasce con l'idea che le macchine possono essere condivise in cluster in maniera che ci sia un unico database di utenti, che non siano gli utenti della macchina ma siano utenti del dominio, quindi possono utilizzare le loro credenziali su tutte le macchine appartenenti al dominio. Se volete, la logica è un po' diversa da quella delle NIS, perché qui si vede chiaramente l'idea di verticistica delle strutture aziendali alle quali Windows fa riferimento. Quindi esistono i domain controller, esiste una gerarchia di domini. Chi ha l'autorizzazione del dominio di livello più alto può accedere ai domini di livello più basso. Quindi, anche scrivendo una specifica, si vede che cosa ha in mente chi fa quella specifica, come campo di applicazione. Ogni dominio ha un suo server, il suo domain controller, che può essere applicato. Questo si ha anche in tutti gli altri. Questo praticamente è stato il primo tentativo di directory service a livello locale, a livello non standardizzato. Vedete, posso avere un dominio singolo, master domain, multiple master o multiple class. Vabbè, ci sono varie per risolvere i nomi, potete avere OSFile come praticamente nel Unix classico,
Ovviamente per risolvere i nomi sulla rete potete usare il DNS. Per la rete locale ancora una volta si usano broadcast, quindi dimmi se ci sei. E poi c'è questo servizio specifico Waves. Quello che manca in questo lucido è che l'evoluzione di tutti i sistemi in questo campo è verso X500, cioè un director service standardizzato che loro di cui loro ormai da una implementazione estesa, loro chiamano Active Directory, in realtà lo standard si chiama LDAP, quindi LDAP e Active Directory sono due implementazioni di 500. Active Directory ha i servizi aggiuntivi che non devono essere utilizzati se non volete creare incompatibilità. Wins in un certo senso fa un servizio simile, estende gli HTTP. Gli HTTP lo usiamo anche negli altri sistemi. Gli HTTP funzionano in questo modo. Quando una macchina vuole un indirizzo IP, la macchina fa broadcast sulla rete di una richiesta di HTTP in broadcast, mettendo proprio l'indirizzo MAC, anzi lo mette naturalmente perché manda un pacchetto sulla rete internet. I primi 12 byte sono destinazione, sorgente, 6 byte e protocollo. Se c'è un server di HTTP in ascolto e è stato configurato per poter dare un indirizzo TCP/IP a questo, risponde dicendo: ecco, guarda, il tuo indirizzo TCP/IP è questo. A quel punto la macchina installa quel numero TCP/IP e poi comincia a parlare. Prima cosa, la sicurezza di questo meccanismo è limitata. Cioè, se per esempio uno va in un aeroporto dove ci sono i servizi, quelli con scappi e porto o in Piazza Maggiore, e ci sono delle reti wireless senza stoppette, perché lì per un tanto la protezione è già a secondo livello, se qualcuno si mette lì con una macchina e non sa di HTTP veloce, può rispondere a una richiesta di indirizzo IP prima del server di HTTP legale, e quindi convince una macchina a mandare i pacchetti a qualcun altro, non al legittimo interlocutore, mettendosi nel mezzo e facendo un manageamento, mettendosi a guardare i pacchetti. Questo fa semplicemente la situazione, in realtà dà altre informazioni tipo qual è il tuo DNS e qual è il router, il default router, qual è l'indirizzo IP a quale mandare i pacchetti che devono andare oltre la rete locale. Come fa una macchina individuale sul pacchetto e poi un interruttore sulla rete locale o no? Come si fa? Voglio mandare un pacchetto. Come faccio a scoprire se è per una macchina che sulla rete locale oppure no? Si guarda proprio la maschera diretta. Guarda la maschera diretta. No, la maschera diretta. Ah, la maschera. No, la maschera è corretta. C'è la maschera. Se uno ha un indirizzo 130, 136, 31, 33. Maschera a 24 bit, cioè 255.255.255.0. Se l'indirizzo mittente e quello destinazione limitati alla maschera sono uguali, in realtà
Se no, no, e allora che faccio? Se non ho deforrato, questo lo aggiungo. Se ho deforrato, mando il deforrato e arriva il deforrato. La macchina viene indirizzata con il deforrout, si preoccuperà di continuare. Vediamo, è in giù di 6. Come si fa ad ottenere un indirizzo in modo dinamico? Il più 6 ha il meccanismo degli indirizzi dinamici già nel protocollo. Quando ed è il router che dà, ecco, se attivo questo sistema dà le indicazioni. Infatti quando un host si accende, quando in caso si accende, manda il router sulla rete un pacchetto che si chiama router solicitation. Solleciterà subito il router, quindi dove sei. E il router se sei, dice sono qui. Ovviamente dicendo sono qui, manda il suo indirizzo. Quanto è proprio l'indirizzo del più 6? Quando è l'indirizzo del più 4? 3 a 2 o 4, vai. 4x8 e invece più 6 128 bit. Quando si usa autoconfigurazione e l'altro manda il suo indirizzo, il cliente una volta che vende l'indirizzo del router prende come indirizzo i primi 64 bit uguale a quello del router e gli ultimi 64 bit mette in 6 degli 8 byte il suo indirizzo MAC, il suo indirizzo Ethernet, e in 2 mette FF00. Comunque hanno fatto un meccanismo in modo che negli ultimi 64 bit ci sia un indirizzo unico per l'Ethernet, così una serie di tocchi da MHM. C'è la maniera per mettere questo in maniera di locale, anche qua dentro. Se volete, se non avete niente meglio da fare, guardate che c'è un mio articolo in cui dico, ma allora facendo così vediamo la privacy di tutti, perché se uno usa l'autoconfigurazione, io vedo dal vostro indirizzo dove siete, perché se mi mandate una. Se vedo il vostro pacchetto, io posso, per esempio, mettermi in ascolto e vedere quanto quella macchina, anche se non capisco il traffico, io vedo che quella macchina è passata di più recentemente. Perché io vedo, anche se sono dall'altra parte del mondo, io vedo se una macchina è la stessa che oggi era qui, domani era là, perché mi trasmette il suo Mac e lo mette invisibile a tutto il mondo. Ok, torniamo a noi. DHCP da solo questo, e invece WIRS tiene conto anche, mette uno strato superiore perché tiene conto di queste informazioni anche per la gestione del protocollo Microsoft. Quindi quando viene noleggiato dentro la stazione, tiene conto che quella stazione ha quell'indirizzo, quindi il servizio per quella macchina ne manda a quell'indirizzo. Ok, allora passiamo, abbiamo tempo da questo a quello, passiamo con onda di più a me vicino. Ultimo capitolo dell'intero corso. Allora,
Mac Linux con la X, Linux con la S, ma anche poi che fanno prima, c'è cioè una 21, 22, 23. Invece Linux con la X quando nasce? 1991. GNU aveva fatto tanta roba, ma il kernel era proprio andato male, perché come vi ho detto erano dei perfezionisti, tanto che se aspettavamo GNU ancora oggi non avremmo il kernel. HWRP è il kernel di GNU. E forse non so dove finisca la causa di questo effetto, ma il fatto che sia ha fatto in modo che il sviluppatore di Herb alcuni degli sviluppatori sono andati verso il mondo Linux, altri se lo sono preso conto che fa una cosa veramente innovativa, perché non abbiamo più la pressione dell'utente di arrivare con qualcosa di funzionante, quindi essendo già loro vogliono fare qualcosa di diverso. Comunque 91 ci vede sulla torta, arriva Ian Stolz, politecnico di SP, e crea questo kernel, proprio la chiave di volta, facendo così sempre il tutto, e decide di farlo in maniera collaborativa, non tiene nascosto il funzionamento come sta facendo Andrea Rossi con il suo reattore 700 a fusione fredda, ma pubblica ogni dettaglio utilizzando la licenza GPL versione 2. E questo infiamma gli sviluppatori che incominciano a aggiungere le parti mancanti. Allora abbiamo poi Linux 1.0 che è la prima versione completa funzionante, la prima era praticamente un test da laboratorio, e allora decidono di avere le versioni, avranno la 1.0, la 1.1 e la 1.2, ok, e l'idea, quelle display sono quelle sperimentali, quelle pari sono quelle sali, e poi dalla 1.2 direi non so se fanno la 1.3, ma la 1.4 non c'è mai stato, sono passata alla 2.0 e adesso siamo alla 2.6, però ultimamente è stata abbandonata l'idea di avere 2.7 2.8. attualmente la versione è la direi 2.6.38 ed è in arrivo la 2.6.39, ma questa diciamo organizzazione è più sui numeri di sottoversione, almeno questo era stato proposto, quello di avere 37 sperimentali, 2.6.38 stavo inventando, devo dire che sempre di più sta diventando sta diventando semplicemente una numerazione di versione, e forse c'è da domandarsi se la sperimentazione è così attiva con un tempo all'interno all'interno di Linux del sistema Linux. Allora, ecco, la differenza fondamentale, diciamo, tra la serie 1 e la serie 2 è che mentre Linux inizialmente si concentra sull'altro che aveva la soluzione, Intel 386, nella 1.2, e poi si completerà nella 2.0, c'è la volontà di fare un sistema operativo veramente multipiattaforma. E quindi la serie 2 sarà il supporto per tanti processori di Linux. Ecco, questa è la caratteristica veramente fondamentale di
Linux. Mentre con i sistemi proprietari, se volete, Microsoft in testa perché è più diffuso, per questo, per oggi, ma anche in Unix come proprietari, AX, AUX, XOS, cioè tutto quello che ha messo nel metodo è Unix. Ci si focalizzava sulla, cioè le aziende dicono questo lato devo fare il sistema operativo per questo lato, quindi il percorso è il sistema operativo dipende dal lato che ce lo facciamo, e tra l'altro è una serie semplice perché il numero delle scelte di possibili architetture è limitato, mentre invece la grande forza di questo sistema operativo è che qui noi abbiamo il sistema operativo e si studia come interfacciarsi a tantissimo hardware. Nonostante che possa apparire il contrario quando si acquista il device per il computer, ma questo non ha il drive per Linux. Se guardate non nell'ottica del meno personal computer, ma nell'ottica generale, il numero di device drivers, di supporto per processori, di supporto per file system, di supporto per protocolli di rete che trovate qua, non trovate da nessun'altra parte. Quindi se volete fate l'esperimento, prendete la telecamerina piuttosto che l'interfaccia di qualsiasi tipo, che ne so, USB o che si. È vero che può capitare che nessuno abbia scritto il driver per Linux per quella interfaccia, ma se c'è, il 99% dei casi funziona anche se voi avete un processore A, se avete un processore PowerPC, un processore Motorola, mentre invece se avete un device driver per Windows, Windows funziona solo su Intel, perché lo stesso qua. Linux è un port client ed è certificato POSIX nelle sue versioni commerciali, è libero ma commerciale, quindi se Red Hat, SUSE, non so, mettete negli altri, anche se volete un mondo è commerciale, verrà applicazioni commerciali, loro non hanno fatto certificare cosa, ma il kernel che usa Red Hat è lo stesso che usa Debian, che non l'ha certificato POSIX, ma per proprietà transitiva, anche se non c'è pezzo di carta, POSIX è quello. Le DAP sono fortemente basate sul System Firebase 4, ma vengono importati anche i tool di BSD. Se hanno messo da qualche parte, hanno rimesso la storia di Unix, c'è un posto lunghissimo che una volta era nel corridoio, prendeva il corridoio. Mi hanno detto che l'avrebbero ristampato e probabilmente attaccato in Arcolani, l'hanno già fatto? Se vedete, prima dell'avvento di Linux, Linux sembrava essere uno scherzo, perché non era unico per niente, Linux. Si erano nati tantissime implementazioni di Linux distinte. Linux le ha riformate. Tant'è vero che le altre iniziative sono andate tutte a convergere, a cadere, perché si chiamava AX, quello di IBM, ha deciso di metterlo da parte e IBM sul suo server installa Linux. Solaris ha rilasciato quello che era Solaris in, con licenza libera, e poi attualmente
attualmente resiste ancora al sana, ancora finché ha fatto altro al sana, usava Linux. GNU Linux. Linux come kernel. Moduli. È monolitico ma modulare, quindi cioè, in ambiti ben delimitati, ben individuati, è possibile runtime caricare parti del kernel. Questi ambiti sono device driver, protocolli di rete, formati di file system, poi ancora ci sono codec per elaborazioni di segnale, algoritmi di crittografia e altri. Il principale sono questi. È possibile caricare moduli. Tra l'altro, il kernel, nel kernel è stato studiato come gestire anche le licenze. Quando uno scrive un codice, c'è un modo particolare per segnare la licenza. Quindi, se voi caricate un modulo CPL sul kernel non vi dice nulla. Se invece tentate di caricare un modulo che ha una licenza diversa, andate a vedere nel logo, se avete la console, adesso non so, e dice lo fai sotto la responsabilità. Anzi, uso un termine: il kernel è stato tentato, come se fosse tentazione del peccato. Ok. Anche qui, come in altri campi, non è che la libertà dell'utente assoluta, sarebbe assurdo di lasciare il software libero per obbligare l'utente a utilizzare solo il software che uno vuole. Però se l'utente vuole fare delle operazioni che secondo la logica del software libero possono creare delle limitazioni, viene segnalato, poi l'utente ovviamente può fare quello. Il scopo dei moduli, cioè il manager dei moduli, la registrazione e la risoluzione dei conflitti, cioè praticamente un database all'interno del kernel che tiene conto di tutte le risorse del GitHub. Avete in mente gli indirizzi dei device register nella nostra macchina? Quando voi volete usare, quando un driver vuole usare quegli indirizzi, deve dire come si fa a fare lo mio. E allora il kernel tiene conto che quell'indirizzo è quel driver. Se voi tentate di caricare un altro driver e dice voglio anche usare quegli indirizzi, dice no, perché guarda che è stato usato quell'altro. Okay. Quali sono i comandi per caricare e scaricare i moduli? Allora, il vero comando è insmod, ma insmod carica un modulo in quanto tale. Modprobe è stata un'estensione che è stata fatta per fare in modo, per semplificare la vita. Se voi fate il modprobe di un modulo, in realtà può caricarne 50 di moduli, perché tieni conto di tutte le dipendenze e vi carica tutti i moduli necessari per far funzionare il modulo che voi chiedete. RMMod per togliere un modulo. Ovviamente i moduli hanno un contatore di utilizzo, se il modulo in questo momento è utilizzato da almeno un processo, vi dice ora no. Esiste RMMod-F, ma è un suicidio, cioè il 90% delle volte in due secondi avete un panic. Prego. Modprobe carica anche le dipendenze.
carica anche le dipendenze. Però RMod rimuova di queste dipendenze? RMod no, c'è un modo meno fortosa, meno load che... Cosa? Meno R. Che fa il mount probe, c'è un flag per cancellare. Praticamente fa, vi cancella il modulo e poi va a ritroso sulle dipendenze e tutti quelli che trova a utilizzo zero ve li toglie. Però perché? Perché ci potrebbe essere un sovramodulo comune che è utilizzato da qualche altro modulo che fa qualcos'altro. Avete caricato il modulo di un'interfaccia USB. Normalmente c'è già il modulo USB, ma ponete di essere stati primi, vi ha caricato anche il modulo USB, UHC, IHC, quelli lì. Poi togliete la vostra unità che era una telecamera, ma magari nel frattempo avete attaccato uno scanner USB, ovviamente quello dell'USB non me lo tira giù. Deve essere formati binari, perché possiamo anche caricare moduli per altri formati binari, appunto out o come cavolo si chiama? Ditemi il nome del formato binario più conosciuto. Formato di binario. Dixie di Windows. No, siamo in Windows. Sì. Come? Elf. 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 Non mi veniva. Formato Elf, fra altri formati binari. Anche formato bytecode. Non lo gestisce il kernel, ma il kernel può pretendere al kernel di caricarvi un interfaccia automaticamente se incontro un bytecode. Allora, come funziona lo scheduler di Linux? Ha un meccanismo un po' particolare. È un time sharing a priorità. Cioè, nell'ultima versione 140 livelli di priorità per quanto riguarda la gestione interna del kernel. E ha non mi ricordo come lo chiama, comunque ha divide il tempo in intervalli. Lo scheduler assegna a quali processi ready e assegna il tempo ai vari processi man mano che sono ready. C'è un processore libero, quello a più alta priorità prende e viene eseguito. Però all'interno di questi periodi temporali ogni processo ha un limite di tempo, quindi se lo eseguite più volte e arriva a completare il suo limite temporale viene messo nella coda dei processi che hanno esaurito il loro tempo e quindi si finisce questo intervallo, quando si ricomincia il prossimo intervallo temporale, tutti diventeranno, come dire, che non hanno esaurito il proprio quadro temporale e ricominciano. Quindi, oltre al time slice classico del time sharing, c'è una sorta di time slice a una granularità maggiore. In questi intervalli ogni processo può venire schedulato più volte, ma se esaurisce il suo tempo nell'intervallo deve aspettare la prossima intervallo per poter ricominciare. Ok? Questo serve per ovviamente quanto può essere deciso, quindi se è un processo che fa delle lavorazioni video, che
sa che per fare notevoli lavorazioni necessita un periodo di intervallo più ampio, ma questo serve per poter fare in modo che anche i processi a priorità più bassa possano andare avanti. C'è comunque anche un meccanismo di aging. Una delle caratteristiche fondamentali del 2.6 rispetto al 2.4 è aver messo 140 livelli di liceo di priorità, e quindi sia per l'inserimento in coda sia per togliere dalla coda non si va a fare ricerche all'interno. Si sa qual è il livello di priorità, si inserisce lì. Al massimo bisogna andare a scorrere 140 elementi per trovare quella più alta priorità che può essere eseguito. Però 140, anche se è un numero che può apparire alto, è una costante. E quindi è ovvio. Il 140 trova il primo vuoto, guarda la testa, quello è il running. Finisce quel processo. Ha finito il suo tempo, lo mandiamo in quello del coda degli esauriti. Non ha finito il suo tempo, anche lì può essere una... no, rimane la priorità. La volta prossima gli possiamo dare più o meno tempo, se questa volta non l'ha esaurito o no, per compensare. Comunque sappiamo che coda mettere, lo rimettiamo. Quindi per mettere, per togliere, andiamo. 140 è un bel numero, ma andiamo veloci. Tre classi di schedule. Firefox, Round Robin e Time Sharing. Nessuno è real time. Questo è il vecchio, comunque NICE, voi sapete che è quello che vedete a livello di stack call. Avete 40 livelli di priorità, quelli negativi sono, li può usare solo root, e queste cose in tutti gli Unix è così. Quelli positivi possono usare anche gli utenti, tutti gli utenti hanno NICE 0 alla partenza. E quello che volevo dire ancora su questo, ok, niente, è così. L'idea nel kernel è l'opposto, cioè la priorità più alta ha numeri più alti nel kernel, e quindi viene invertita la logica. Vedete, 20 meno 20, 20 arriva a livello 0. E se arrivate a meno 19 avete livello 39. In realtà, come dicevo, i livelli saranno di più. È full preempting. Full significa che non c'è solo preemption nel processo utente. Quando un processo sta eseguendo cose su utente, può ricevere preemption, cioè arriva un interrupt, l'interrupt fa partire un processo di priorità più alta, ok. Ma non solo, anche quando il processo sta eseguendo il codice del kernel può essere preemption. Quindi il processo ha chiesto una read, cioè una piccola parte sul kernel individua la read, che è una read, e poi si fa continuare il processo. Praticamente si fa in modo che sia il processo stesso a gestirsi la rete, il processo che sta eseguendo codice del kernel, come fatta la rete, sta eseguendo codice del kernel, e lo sta eseguendo in kernel mode, ma viene schedulato come se fosse il processo. Se in quella fase è un altro processo a priorità più alta, il processo che sta facendo la rete è in kernel mode, sta eseguendo una system call, viene bloccato e si manda avanti quell'altro con priorità più alta. Ok? Quindi questo non crea problema, perché una volta gestito la system call e riattivato il processo in kernel mode, e
Tra l'altro questo lo vedete anche quando fate time, cioè vedete, al processo è stato tanti millisecondi, e io c'è un modo tanti millisecondi che è nel mondo, il processo interno è nel mondo. Non è il kernel che dice io gestisco le seconde, il kernel riempie il processo per farsi le seconde, ovviamente il processo, non il codice dell'utente. Il processo in quel momento esegue il codice kernel, è in modalità kernel e esegue il codice del kernel. Quindi non dà nessun problema di sicurezza. Vabbè, questo è la solita storia, le code dei processi ready, che in realtà sono tante per il livello di priorità, e poi ovviamente i PCB, i process control block, vengono messi nelle code delle unità quando sono bloccate per qualche ragione, è esattamente quello che avete fatto in fase 1. Ecco, questi periodi che si ripetono si chiamano epoche, ma direi che sono i 20, non abbiamo fatto pausa, ci rivediamo giovedì mattina per completare la presentazione, va bene? Domanda? No, sicuramente, ok. Allora ci rivediamo venerdì mattina.